È stato il duello più bello nella stagione di promozione 2021-2022. Oggi in eccellenza sono due grandi realtà che occupano le zone aristocratiche della classifica. Due punti di distacco con possibilità di sorpasso. Sembra un gran premio di Formula 1, in realtà è Villans Luese. Buon pomeriggio a tutti dal Villa Park, da Umberto Lai, pronto a raccontarvi la nona giornata del Girone B di eccellenza. E provi la franca, Luese. E ora, come in tutti gli altri campi, verrà osservato un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Toscana. Inizia ora il match e allora divertiamoci. Primo possesso per la Luese, l'anno scorso finì 0-0 all'andata ad Alessandria, 4-1 al ritorno al Villa Park. Ricorderete il fantastico gol di Manuel Druda di tacco, calcio d'angolo per i Villans. Colpo di testa di Macri, che svetta più in alto di tutti, va vicinissimo. A pochi minuti dalla fine del primo tempo, al gol dell'1-0. Rimessa laterale affidata a Venturello, sponda di bandirola non precisa, arriva anche Finocchiaro. Poi un po' di confusione, allora Venturello, va al cross, lisciano tutti, allontana ora la difesa della Luese. Poi Reca, stop di petto, poi va sul sinistro, alza un campanile, ci crede solo Bandirola che salta la difesa. E anche Cicuera beffa tutti, Umberto Bandirola. 8 in 9 partite, una media da capogiro per Bandi Gol. Ci scusiamo per il gol non ripreso. Una dinamica molto strana con Reca che ha alzato un pallone molto alto. La difesa sicuramente non posizionata benissimo. E il portiere forse beffato dal sole. Bandirola è l'unico che ci ha creduto e ha segnato il gol dell'1-0. Rimessa laterale sull'out di destra, ma finisce ora il primo tempo. 1-0 per i Villans allo scadere. Ha segnato Umberto Bandirola. Inizia ora il secondo tempo con Reca che cerca subito il lancio lungo sulla sinistra, è impreciso però, con i Villans che sono stati molto astuti in questi primi 45 minuti ad aspettare l'avversario senza concedere nulla. È la prima vera occasione, hanno segnato il gol del momentaneo vantaggio. Bolla, rimessa laterale sull'audi sinistra, il pallone filtra per Bandirola, un tiro cross parato da Cicuera, poi arriva Venturello, può andare al traversone, non colpisce bene il pallone, tiro cross pericolosissimo di Bandirola, all'interno dell'area c'era Finocchiaro. Pericolosi Villans in questo inizio di secondo tempo. Grande giocata all'esterno di Bacco. Macri anticipa tutti. Poi Finocchiaro la liscia in qualche modo. Ancora Finocchiaro, questa volta chiude molto bene. Poi Jenner, riapertura sulla destra. Intelligentissima per Bandirola, che ha tanto spazio davanti a sé. Uno contro uno. Bandirola va al cross. Scivolata di Finocchiaro. Vicini al gol del 2-0. Villans top in questo inizio di secondo tempo. Calcio di punizione che batte Cristian Reca. Subito in avanti verso Parisi. Stop del numero 7 che reduce da un grandissimo gol segnato nel derby contro il San Domenico. Poi bolla lì dietro per Reca. Grandissimo cambio di gioco per Venturello, che tiene in gioco il pallone. Il colpo di testa di Parisi. E questa volta la parata è facile per il numero 1 della Luese. 60 minuti, ancora altra azione dei Villans. Rimessa laterale sulla destra per gli ospiti con il colpo di testa di Macri. Poi Tine, la girata del numero 19 che è andato ad un passo dal gol dell'1-1. La Luese è pericolosa dalle parti di Franceschi. Gli ultimi attimi di una partita molto intensa, 95esimo, Cicuera proverà il lancio lunghissimo, effettuato ora, colpo di testa, poi Finocchiaro allontana momentaneamente la difesa, allora Macri, confusione al centro del campo, attenzione al possibile contropiede, 3 contro 1, con Gerarca che parte, salta l'avversario, Gerarca in progressione sulla sinistra, ancora Gerarca 1 contro 3, deve portare la bandierina, lo fa ora. Calcio d'angolo per i Villans, preziosissimo, corner al 95. Calcio d'angolo a 2 con Gerarca e Rolando sul pallone, ricevuto ora dal numero 20, in mezzo a 4, fermato con fallo, ma non c'è più tempo, finisce qui. Dopo un mese i Villans tornano alla vittoria, 3 punti d'oro per sorpassare la Luese in una partita molto dura, molto combattuta. 1-0, il gol del solito Bandirola, che segna l'ottavo gol in 9 partite in campionato. La nota da segnalare di questa partita è stata l'ultima con la maglia di Villans di Marco Mingozzi. Un grande abbraccio, un grande in bocca al lupo al nostro Mingo. L'appuntamento è fra 7 giorni ancora al Villa Park per Provi la Franca, Valenzana. Sempre forza Villans.